buonasera e benvenuti dal centro sportivo La Spezia, dove sta per andare in onda la seconda sfida di questa giornata inaugurale di fronte Fonetica e Gabetti. Fonetica in maglia fluorescente, Gabetti in maglia rossa. Andiamo con la lettura delle formazioni. Fonetica con Ballarati, Bisi, Grazioli, Maruzzo, Mele, Novati, Piatti, Riboldi, Stanzione e Tamburrino. Risponde la squadra in maglia rossa con il numero 1 Tonon Domenico, Agresta, Carfì, Costantino, Tonon Matteo e Naizza. Allarga sulla sinistra la pressione di Naizza, pallone che poi arriva al numero 11 Novati, che esplode un gran sinistro dalla distanza e il portiere Tonon Domenico è battuto al secondo minuto. Vantaggio della squadra fonetica con il numero 3 Costantino. Si fa vedere Tonon in mezzo, c'è anche Naizza, ecco Tonon, scambia ancora con Costantino, provano a duettare sulla fascia. Buona l'imbeccata di Tonon per Costantino, sempre molto attento il numero 1 Ballarati. Ora Tonon ha un po' di spazio, scambia nuovamente con Agostini e Tonon la sventola con il destro, sesto minuto. Tonon molto pericoloso con una sventola dal limite dell'area, non aggancia bene. Ora Naizza, anche un po' di spazio, carica il destro, pallone che termina al lato, non di molto. Può ripartire poi il numero 9 Grazioli. Grazioli prova a pescare il numero 7 Piatti, poi è buono l'affondo di Naizza, ancora pericoloso. Risultato davvero a sorpresa per la costanza e la pressione della squadra in maglia rossa, che ha creato almeno 4 palle gol. Ancora pallone al centro, Tonon, i due Tonon chiudono bene. Ripartono da Naizza, gran numero sulla fascia, grandissima occasione al 12° minuto per Naizza, servito da Tonon, grande risposta di Ballarati. Ripartono rapidamente, poi un rimpallo favorisce Carfì, si presenta tu per tu con Ballarati, il palo, 12° minuto, palo pieno colpito da Carfì. Risultato ancora fermo sull'1-0 Fonetica. Ora ottimo il gioco di gambe di Riboldi, che conclude poi con scarsa precisione. Costantino rinviene sul pallone, scambia con Agresta, ecco Tonon, conclusione dalla distanza e c'è il pareggio di Tonon. Pareggio di Tonon, Gabetti raggiunge un meritatissimo pareggio al 19° minuto di questa prima frazione. Tonon batte Ballarati dalla distanza. Sta soffrendo tanto la squadra di Fonetica adesso. Ed ecco che arriva il duplice fischio che manda le squadre a riposo, a risentirci per i secondi 20 minuti. Fonetica e Gabetti sono sull'1-1. Vantaggio della squadra in maglia fluorescente dopo appena 2 minuti con Novati. Gran sinistro in avvio, ora subito pericoloso il numero 7 Piatti, che impegna Tonon dalla distanza. Agresta poi riesce in qualche modo. Allora riparte Naizza, Naizza ha un po' di spazio, prova il numero su Riboldi, conclusione. Qui la gran parata di Ballarati, grande occasione per Naizza. Pallone ora di Fonetica in avanti, fa buona guardia però Costantino, che prova a scambiare ottimamente con Carfì, splendido l'1-2, ma ancora miracoloso, miracoloso ancora una volta Ballarati. Si prosegue sul risultato di 1-1, Costantino riesce a tenere in gioco il pallone, prova la conclusione, ancora Ballarati, che parata anche questa, che parata anche questa. Riboldi bene in mezzo al campo, gran lavoro di Riboldi, è libero da quest'altra parte Grazioli, il destro e ancora Tonon, si supera da quest'altra parte Naizza per Carfì, il destro di Carfì, Ballarati, mamma mia con i piedi. Ora calcio di punizione affidato a Novati, la palla dentro per Piatti, prova a girarsi, ci riesce, trova l'angolino, trova l'angolino all'11° minuto, grandissimo gol di Piatti, protegge palla e poi batte con il destro
all'angolino, non può nulla Domenico Tonon. E all'undicesimo dunque, a sorpresa, torna in vantaggio Fonetica, ovvero un gran gol di Piatti, protezione di palla e destro all'angolino, imprendibile per Domenico Tonon. Ora Carpi, il destro, e c'è il pareggio immediato, immediato di Carpi. Prova a cercare in mezzo Naizza, e poi c'è la sfortunata deviazione del numero 8 Riboldi. E dunque al tredicesimo minuto la situazione è capovolta, corner di Carfì, autorete di Riboldi. E ora Piatti prova il passaggio per Novati, che conclude a botta sicura, ma la traversa rimpalla il pallone. A spazio Naizza, c'è anche Carfì in mezzo, riceve, ma sbaglia, due passi dalla porta, ancora una traversa, occasioni da entrambe le parti. Prova a saltare Tonon, Piatti riesce in qualche modo a superare Naizza, poi il numero di Navati, e c'è il nuovo pareggio al sedicesimo minuto. Novati, fasi convulse del match, pallone per il numero 8 Riboldi, che riscatta pienamente l'autorete precedente, e nuovo vantaggio Fonetica proprio al diciassettesimo minuto. Siamo ormai agli sgoccioli, si attende solo il triplice fischio. Ora c'è un bruttissimo fallo di stanzione sul numero 5 Carfì, fa movimento Costantino a disturbare Ballarati, c'è vicino anche Agreste, invece la palla va a Naizza, il traversone basso, Novati libera e finisce qui. Esordio convincente per Fonetica, che supera 4-3 Gabetti. A risentirci per le prossime sfide. Siamo qui con il numero 1 di Fonetica, Ballarati, oggi un esordio convincente per la sua squadra, vittoria 4-3 in rimonta, ma quante parate per questo numero 1 Ballarati? Sì, dopo la prima non avevo già più fiato, poi siamo partiti un po' lenti, ma la prima volta che giocavamo insieme, quindi ci abbiamo messo un po', ma in realtà benissimo, siamo contentissimi, stanchi ma contenti. Obiettivi per il torneo, andare fino in fondo? Allora, l'obiettivo principe era quello di perdere tutte le partite, giocarci lo spareggio con la prima, la prima, il primo obiettivo è saltato, però siamo contenti di aver giocato bene, dai, è una bella serata, è bene così. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te. Bocca al lupo. Ciao. Siamo qui con Matteo Tonon, numero 4 di Gabetti, una prestazione sfortunata, forse un risultato non propriamente meritato. Sì, abbiamo sprecato un sacco di occasioni, loro sono stati secondo me più cinici, facevano un po' più falli perché comunque spezzavano di più il gioco, però alla fine hanno avuto la meglio secondo me anche grazie ai cambi che gli hanno dato molta freschezza. Poi, se posso dire, il loro 7 che ha fatto un gol e ha tirato una punizione da centrocampo molto bravo, sì, avevano un paio di bei Piatti, giocatori Novati, sì. Un comunque... portiere ha fatto una buona prestazione, ma io di noi sono soddisfatto alla fine, cioè, è andata bene, potevamo concretizzare meglio. Andrà meglio dalla seconda in poi. Sicuro. Ok, bocca al lupo, grazie.